Gentili amici di Venezia Laguna Nostra, oggi torniamo a parlare di trasporti, lo vogliamo fare qui dal nuovo terminal di Santa Maria Elisabetta per documentarvi, per mostrarvi alcune anomalie che questo terminal già presenta a distanza di poco più di un anno dall'inaugurazione e dalla sua apertura. Un terminal, cari veneziani e cari amici di Venezia Laguna Nostra, che è costato circa 25 milioni di euro e che ancora non è terminato nella sua realizzazione totale e complessiva, che prevede poi anche la risistemazione del piazzale che possiamo notare e delle fognature e del rialzamento della pavimentazione. Allora, siamo appena arrivati con l'autobus che vedete e notate nel servizio e la prima cosa che abbiamo potuto notare è come le coincidenze non esistono. Difatti abbiamo perso per pochissimi secondi la linea 1 e il vaporetto che porta a Sant'Elena e via via poi verso San Marco e per il Canal Grande, e l'abbiamo perso per pochissimi secondi. Questa cosa generalmente succede soprattutto per i motoscafi e per le linee 5.2 e 5.1, soprattutto quella più importante della 5.1, che porta poi verso il luogo fondamentale e specifico, come in questi giorni si sente dire, dell'ospedale civile. Allora, notiamo innanzitutto un paio di situazioni di anomalie. Guardate, abbiamo i display luminosi totalmente spenti. Ecco, sono display luminosi costati ovviamente una cifra importante per la loro collocazione, per appunto far sì che i cittadini trovino segnalazioni luminose degli orari delle corse, e sono spenti. Un'altra anomalia, guardate amici, sono le 9:46 di mattina e la linea 12:36, cioè dalle 9:46 abbiamo la corsa successiva alle 12:36, come potete notare invece una linea 1 è appena partita. Ovviamente sono i display totalmente errati nella loro prefigurazione, quindi abbiamo, ci consentono di avere degli orari certi e delle informazioni importanti. Guardate un altro display, amici, anche questo è spento da giorni. Osservate, un display molto importante, ovviamente sarà costato e non poco a tutti noi, alla collettività veneziana. Notiamo un'altra situazione anche qui, vediamo, sempre alle 9:47 di mattina, ci spostiamo verso la motonave e verso la partenza della linea 14 che dal Lido di Venezia porta verso Santa Maria Elisabetta. Vediamo il display. Ecco qui, amici, la prossima corsa della motonave è alle 12:59, dalle 9:47 alle 12:59 e via via di seguito. Ovviamente, perché la motonave parte fra pochi minuti, ma sono i display che sono o chiusi, spenti, e non riportano le informazioni che dovremmo avere, oppure sono errati e riportano informazioni sbagliate. Ecco qui un altro display, amici, notiamo questo display davanti alla biglietteria, leggiamo: si avverte la gentile clientela che il servizio informativo verrà ripristinato quanto prima. Ecco, questa notizia che noi riceviamo dal display compare da circa 3 giorni continuamente con questa notizia per noi, e precedentemente invece era aggiustato, funzionava, ma precedentemente ancora si trovava, in alcuni giorni lo potevamo trovare spento o addirittura con questa informazione. Bene amici, io con questo vi saluto dal terminal di Santa Maria Elisabetta, Tello Aquilotti Laguna, Venezia.